rilasciare delle dichiarazioni di questi ragazzi che lavorano in feste. Chuck. Intervista Francesco De Bartolo. Molto ne pensi? Cosa ne pensa del Bifest di questo evento? Beh, io penso che tutti gli anni è un appuntamento che io aspetto, ma che molti aspettiamo, sia dal punto di vista delle proiezioni che dal punto di vista autorale, proprio un po' di recitazione, anche se in questo momento non sono in una fase di riflessione. Ed è molto bello perché si fanno anche pubbliche relazioni, si conoscono anche persone nuove e anche vecchi registi al quale potersi interfacciare. E poi ci sono delle proiezioni veramente interessanti. Avrebbe dei consigli da dare per Bifest futuri, sull'organizzazione e altro? Sì, infatti ne parlavo con una mia amica che manca purtroppo le lezioni che si facevano con gli attori che tutti i giorni si alternavano per darci delle dritte, ma magari parlo a livello personale o chi si occupa un po' di questo mestiere. Comunque è importante potersi interfacciare, poter fare delle cose, tipo so, un laboratorio di sceneggiatura, fino a 2 anni fa ce n'era uno di recitazione, addirittura il primo anno alla Camera di Commercio se ne faceva uno con le direttrici casting, che aiutavano a come fare i casting, anche se era aperto un po'. Se vuole fare un appello alle future amministrazioni per Bifest futuri riguardo l'evento, farne altri. Per salvaguardare negli anni futuri la presenza del Bifest sul territorio. Penso che sia un appuntamento che secondo me, non perché io non sia di Bari, ma perché a me piacerebbe che si spostasse un po' verso il nord, verso il Lazio. E poi perché è un appuntamento che tutti gli anni dà la possibilità a tanti spettatori o attori come me di vedere dei film molto belli che magari possono essere poi dati, diciamo, in pasto agli altri, nel senso pubblicizzarli bene e magari possono avere quel successo che magari ancora non ce l'hanno, perché ci sono nuove leve, come ieri per esempio ho visto quello di Massimo Bonetti, dove c'era un bravo Montanari, anche se un volto nuovo, che magari anche altri attori che ho visto in certe altre proiezioni possano veramente farsi notare e perché non sfondare, come vorrei fare anch'io, mi auguro che in seguito sia un po' più prolifero per quanto riguarda questo settore che è veramente molto difficile. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.